amici presenti in sala, a quanti stanno seguendo online. Ringrazio i gentili ospiti, il direttore generale di Infocamere Paolo Ghezzi, con il quale è stato organizzato questo importante incontro, all'onorevole Mauro Del Barba, presidente di Asso Benefit, con cui abbiamo stretto un accordo sui dati proprio l'anno scorso, il vice segretario generale di Union Camere Andrea San Marco, oltre che alla struttura chiaramente infaticabile della Camera di Commercio di Taranto Infocamere, rappresentata da Domenico Tarantino e da Francesca Sanesi. Pochissime considerazioni. Oggi segniamo un grande punto per l'evoluzione della lettura statistica dei dati del registro dell'impresa per il mondo delle società benefit, al quale questa Camera ha dedicato, dedica e dedicherà tanto impegno, e permettetemi anche con un po' di orgoglio dire che per il nostro territorio, del quale è nata l'iniziativa appunto di osservare stabilmente il movimento di queste imprese. Tanti di voi sanno che nell'ambito del bilancio sono previste esplicite risorse per promuovere e monitorare le società benefit italiane, ed in effetti, come fra un poco vi sarà illustrato dalla bravissima segretaria generale dottoressa Claudia Sanesi, di che è stata portata avanti l'iniziativa, quindi sin dal 2016, lavorando con Union Camere, Infocamere e alcune altre camere interne di un gruppo di lavoro nazionale. Questo sviluppo è stato registrato puntualmente con il sostegno continuo di Infocamere, come detto, fino ad arrivare alla dashboard. Finalmente abbiamo uno strumento evoluto con un livello qualitativo di comunicazione delle informazioni statistiche decisamente alto e più in linea con ciò che il pubblico dei portatori di interesse richiede. È fin troppo ovvio che la nostra non è una semplice passione per i dati, ma per la loro migliore rappresentazione, questione che per le società benefit, come sarà illustrato, comporta alcune problematiche che proviamo a risolvere, bensì è uno specifico interesse per una forma imprenditoriale che si sta affermando in modo davvero incredibile nel nostro paese, in tutti i settori produttivi, in ogni dimensione d'impresa, proprio grazie alla scuola italiana. Una forma imprenditoriale che più e meglio di altre contribuisce ad avvicinare i sistemi produttivi e commerciali agli obiettivi sostenibilità. Sono quindi felice che ciò stia accadendo a Taranto oggi. Presentiamo una novità assoluta, un unicum, che ancora una volta, come spesso è accaduto in questi anni, ci vede protagonisti nella strada non facile, spesso in salita, verso un modello di sviluppo sociale ed economico più giusto ed è più ampio. Buon lavoro a tutti, grazie e buona giornata. A questo punto prendo la parola io, che paradossalmente in questo caso faccio un discorso di tipo sentimentale, a differenza del solito. Il commissario già ha messo in evidenza, insomma, l'orgoglio e la soddisfazione di aver portato avanti in questi anni un lavoro molto puntuale su questo argomento, e io testimonio, insomma, l'attività condotta già dal 2016 con l'onorevole Mauro Del Barba, appena uscita la norma che disciplinava la costituzione delle società benefit. Ci siamo appassionati a questo lavoro, producendo la prima guida nazionale che è stata, diciamo, utilizzata proprio funzionalmente alla costituzione delle società benefit. Abbiamo avuto immediatamente l'ausilio dei professionisti, delle associazioni, degli ordini a livello locale e a livello nazionale, e abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché ovviamente abbiamo potuto fare, grazie alla costituzione di un osservatorio nazionale con l'ausilio dell'Union Camere, grazie a Andrea San Marco che è collegato, insomma,
e con il Ministero e di Infocamere, e grazie a Paolo Ghezzi, insomma, che anch'esso ha seguito puntualmente ogni fase di evoluzione di questo progetto, abbiamo potuto, diciamo, tirare fuori un certo tipo di risultato. È un risultato che ovviamente incentra la sua attenzione su un fatto tecnico-statistico, che però dà grande forza e ausilio anche alla progettazione delle norme per il futuro, sostanzialmente, perché se non si fa riscontro di quanto sta avvenendo a livello di registro imprese, a nostro avviso poco si potrebbe realmente realizzare in termini normativi, e quindi ritengo che sia uno strumento molto interessante. La Camera di Commercio sull'argomento specifico si è impegnata per tutti questi anni, partecipando a iniziative locali e nazionali, portando avanti gruppi di studio insieme con il Politecnico e l'Università. Il nostro entusiasmo però è stato ripagato dai risultati che vediamo a livello anche nazionale in termini di creazione di imprese in questo senso, e di grossi gruppi che aderiscono poi alla formula della società benefit. Ce lo confermeranno a breve nelle loro relazioni tecniche il dottor Tarantino e Francesca Sanesi, e ce lo conferma l'onorevole Mauro Del Barba, che a breve interviene e che ha il polso di quanto sta avvenendo in Italia ma anche nel mondo benefit in termini generali. Non posso fare a meno quindi di ringraziare tutti i partecipanti in presenza ma anche in remoto, quindi salutando i professionisti, le imprese e il gruppo di lavoro di AssoBenefit, che so essersi collegato con alcuni rappresentanti a questo evento, e passare a questo punto la parola al direttore generale di Infocamere Paolo Ghezzi per i saluti introduttivi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì? Sì, sì, allora, perfettamente. Mi scuso di non essere lì a Taranto con voi, e ringrazio l'onorevole Chiarelli, il commissario, quindi il segretario generale Sanesi e tutto il suo gruppo, perché questa iniziativa è una primizia e ci piace sottolinearlo. Noi Infocamere, insomma, è la società di tecnologia, di digitale del sistema camerale, e devo dire che per noi è una responsabilità e un onore gestire questo patrimonio informativo, no? Il registro imprese italiane è completamente digitale, e oggi vi farà vedere come con le nuove tecnologie siamo in grado di estrarne sempre più valore e sempre più informazioni necessarie per poi guidare da una parte lo Stato, il governo, no? A muoversi con cognizione di causa, come diceva Einaudi, per decidere bisogna conoscere, no? E oggi è sempre più vera, accanto a questa cosa che diceva proprio un grande statista come Einaudi, anche dire che senza i dati siamo solo delle persone con delle proprie opinioni, perché oggi abbiamo bisogno di avere dati a supporto di tutto quello che facciamo. Stiamo dicendo che siamo in un mondo ormai completamente data driven, e Infocamere e le Camere sono un vero e proprio ecosistema istituzionale dell'informazione economica. Noi siamo in grado di dire, e lo sapete, non solo quante imprese ci sono, cosa fanno, e sappiamo bene per ognuna di loro come ormai sia importante avere questa certificazione che ormai abbiamo tradotto anche in inglese, no? La visura oggi anche in inglese, che gli permette di presentarsi nel mondo dicendo cosa sono e cosa fanno. Ma siamo anche al centro di una trasformazione digitale che ha le radici in tutti i territori, e con territori che hanno caratteristiche molto diverse. Quindi non si parla a volte di statistica, ma dietro i nostri dati c'è il nome e cognome della singola impresa, perché molto spesso la statistica viene vista come si fa una campionatura, intervistiamo 10 persone. Ecco, noi stiamo invece in un momento in cui noi abbiamo 6 milioni di imprese, di ognuna di loro abbiamo tutte le informazioni, i loro dati, i loro bilanci. Quindi noi, i dati che adesso vedrete,
dietro hanno il nome e cognome di quell'impresa, la via di dove è, e quindi siamo in grado di fare effettivamente una statistica, chiamiamola, molto evoluta. E quindi io mi fermerei subito qui, perché questo, il sistema adesso si presta ad essere visto, perché la cosa che più mi ha... Per quanti anni siamo andati avanti credendo che la Terra fosse piatta, no? Oggi ognuno di noi, quando vede la foto dal satellite, no, dall'alto, dalla navicella in orbita, vediamo questa enorme palla della Terra, e quindi il dubbio viene subito tolto. Ecco, io credo che oggi con gli analytics, con le visioni globali dei fenomeni, siamo di fronte allo stesso fenomeno. Noi siamo in grado ovviamente di sapere tutto della singola impresa, ma sappiamo molto di più vedendo dove sta andando quell'intero gruppo. Lo abbiamo fatto con le imprese femminili, con le imprese di stranieri, con le giovanili. Adesso lo stiamo facendo con le società benefit. E quindi prego Domenico Tarantino e Francesca Sanesi di farvelo subito vedere, e poi magari ci risentiamo alla fine per i commenti insieme. Grazie. Grazie, grazie Paolo, grazie infinite per questa puntuale, per questo puntuale riferimento effettivamente alla grossa capacità statistica, insomma, di Infocamere a livello nazionale del sistema. A questo punto appunto andiamo al core business della giornata di oggi, e quindi passerei la parola al dottor Domenico Tarantino, responsabile struttura statistica e analisi evoluta del dato di Infocamere, che ci presenterà la dashboard insieme con Francesca, che poi interviene subito dopo. Grazie, possiamo passare alla relazione. Grazie a tutti. Sì. Domenico, come abbiamo concordato, io ti rubo subito la parola un minuto, perché insieme a te vorrei fare un ringraziamento particolare a tutte le persone che oggi non ci sono, perché sono quelli che stanno dietro le quinte, no? Un po' come noi, e che invece hanno lavorato in tutti questi anni dal 2016 proprio alla costituzione del database per, diciamo, in prima battuta, e poi alla dashboard. Le elenco a partire da Lino Del Torto, che si sta godendo la meritata pensione, Muschitiello, Cardascia, Arcari, e poi i data scientist Gregorio, De Vincenzo, Scigliano e il nostro Michele Silletti, che naturalmente insieme a noi insomma ha messo su questa bella cosa, no? Anche sotto il profilo proprio commerciale e amministrativo, no? Come, diciamo, costruire questo percorso. Mi faceva piacere, insomma, oltre a ringraziare il direttore generale che da subito, no, come ha detto Claudia, ha sposato questo progetto un po' visionario nel 2016, però ha subito detto di sì, far conoscere anche i colleghi che se ne occupano poi nella realtà. Prego Domenico. Sì, grazie Francesca. Sì, appunto, come dicevate, siamo partiti da subito ad analizzare questi dati e ad analizzare questi numeri, che come dice Paolo poi non sono statistiche, perché nascondono dietro la realtà, non sono previsioni. Detto questo, nel frattempo che Francesca, insomma, mostra lo schermo, ci tenevo appunto a raccontare un po' la storia di questo progetto, perché abbiamo iniziato appunto a fine 2016, quando, come sapete, non c'è una sezione speciale per queste società, quindi abbiamo dovuto costruire nel tempo un algoritmo che permettesse di andare a individuare queste imprese all'interno delle 6 milioni, perché sono caratterizzate, alcune hanno la denominazione con una scritta tipo società benefit o la sigla SB, altre hanno nell'oggetto sociale, quindi andiamo a recuperare all'interno dell'oggetto sociale, che è un testo ovviamente all'interno dei dati delle imprese, con un'analisi testuale specifica, quelle che sono le finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, o i riferimenti alle leggi appunto delle società benefit. O in alternativa andiamo a recuperare anche quelle società che hanno presentato un atto specifico delle società benefit, che è un codice particolare. Quindi tutto questo per dirvi che c'è dietro un lavoro grande anche proprio di recupero di queste informazioni, di individuazione di queste informazioni, che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, poi con le competenze che abbiamo acquisito in Infocamere e con le piattaforme che abbiamo messo in piedi, ci permettono di arrivare qui oggi a questo risultato, in cui oggi possiamo aggregare questi dati, mostrarli in maniera interattiva, in maniera aggiornata, sempre aggiornata e soprattutto automatizzata, quindi senza dover più fare operazioni manuali di recupero di queste informazioni.
Quindi oggi siamo arrivati appunto perché abbiamo acquisito competenze, quindi data scientist come i colleghi che citava Francesca prima e data analyst, ma anche piattaforme, perché abbiamo messo in piedi un data lake in cui facciamo convergere tutte le informazioni del sistema camerale al suo interno, abbattendo tutti i silos informativi che c'erano e costruendoci su questo substrato dei sistemi di indicizzazione e di visualizzazione soprattutto delle informazioni come quello che vediamo oggi, che permettono appunto queste analisi in maniera immediata. E come diceva Paolo prima, l'obiettivo ovviamente che ci poniamo come infocamere a supporto delle camere di commercio è quello di mettere sempre di più nelle mani dei decisori strumenti di questo tipo, proprio per permettergli di decidere, quindi di apportare delle decisioni che siano ovviamente diciamo sostanziate dai numeri, ecco, dai dati. Lascio la parola a Francesca così vi mostriamo direttamente poi il lavoro. Grazie Domenico, perché insomma abbiamo messo in evidenza un po' tutti che questo è un passaggio piuttosto epocale, no? Sotto il profilo della lettura, ed è una cosa che aspettavamo da tempo, perché diciamo che fino a ieri siamo riusciti comunque a garantire diciamo una buona qualità di lettura dei dati sotto il profilo statistico, ma con grande sforzo, no? Oggi invece diciamo il tutto diventa molto più semplice. Una piccola sottolineatura: la dashboard in questo momento è in modalità autenticata per gli operatori camerale, cioè in che senso? Non è ancora resa pubblica per l'utilizzo diciamo generale. Perché? Perché stiamo un po' testando alcune cose, no? Anche sotto il profilo delle necessità dei dati da parte degli stakeholder. Noi oggi abbiamo fatto delle scelte, cioè abbiamo scelto di rappresentare alcuni aspetti insieme alla struttura di infocamere. Nel tempo potrebbe uscire qualcosa di più interessante, o comunque ci potrebbero essere delle ulteriori evoluzioni che però abbiamo la necessità, ecco, di testare anche sotto il profilo dell'interesse da parte degli operatori, delle imprese, dei decisori politici anche e ovviamente di tutti quanti scrivono per esempio su queste cose, no? Dei media, dei giornalisti e così via. Come dicevi, noi abbiamo, ecco, una prima rappresentazione generale di quello che accade nel mondo benefit oggi. Il periodo di riferimento in questo momento è il 30 settembre del 2022, quindi il terzo trimestre. Ipotizziamo che intorno a febbraio potremmo avere i dati dell'anno, più o meno, diciamo. Anche un po' prima, però insomma speriamo insomma che al massimo all'inizio di febbraio avremo la possibilità di leggere l'intero anno 2022. Notiamo diciamo che al momento abbiamo 2349 società benefit nel nostro paese, con circa 129.000 addetti e 26.871 milioni di valore produzione totale. Qui voi vedete una rappresentazione grafica che evidenzia subito diciamo qual è la regione che spicca sotto questo profilo, no? Un po' chi ci segue naturalmente lo sa, chi è online, soprattutto gli amici, le imprese, i colleghi su Zoom sanno benissimo qual è la regione che traina un po', ma diciamo le benefit si stanno diffondendo un po' in tutte le regioni, tant'è che vedete rispetto all'anno precedente noi abbiamo una variazione del 38%, quindi insomma qualcosa di particolarmente significativo. Diciamo, una seconda lettura, al di là dell'aspetto più generale, è quella relativa alla struttura produttiva e occupazionale. Ecco, già questo, per esempio, questa rappresentazione risolve tanti problemi che avevamo nel momento in cui invece dovevamo andare a mettere mani proprio fisicamente dentro un database anagrafico con dei dati eccetera eccetera, e quindi anche un po' empiricamente fare delle cose. Oggi l'algoritmo chiaramente riduce in maniera drastica il problema della discrezionalità, dell'errore e così via. Chiaramente stiamo parlando di numeri ancora molto piccoli, no? Rispetto ai 6 milioni di imprese che ci sono nel registro, come ricordava Paolo
Paolo Ghezzi, numeri molto piccoli, che però sono abbastanza interessanti da provare a fare questo esperimento di data visualization. Questa cosa non avremmo potuto farla neanche l'anno scorso, probabilmente non avrebbe avuto grande interesse. Invece l'aumento delle informazioni da parte delle società benefit dentro il registro delle imprese, per esempio l'aumento dei bilanci che vengono depositati, chiaramente rende sempre più interessante leggere i dati in questo modo, senza trascurare l'importanza, tant'è che lo trovate all'interno di questa dashboard, delle tabelle e dei testi che comunque possono essere ancora di grande interesse, considerato che stiamo parlando appunto di numeri che hanno da poco superato le 2000 unità. Voi qui potete vedere la quasi totalità delle imprese benefit sono società di capitale, okay? Quindi si concentrano quasi tutte in questa forma giuridica, in questa classe di natura giuridica, e che quasi tutte, quindi oltre il 90%, sono al momento attive. Fra i settori di attività economica, ecco, qui c'è una lettura che mette in evidenza il settore ateco nel quale si concentrano maggiormente le società benefit. Vediamo che sono le attività professionali, scientifiche, quelle che maggiormente attirano, però cominciano a crescere anche le attività manifatturiere e poi meglio ce lo dirà il presidente del Barba dopo, chi legge il mondo benefit sa che anche lì stiamo notando una crescita, no? Cioè non soltanto la parte servizi, consulenza, servizi di informazione e così via, ma stanno aumentando anche le società, anche quelle molto grandi, senza trascurare le piccole e medie, nell'ambito manifatturiero. Vedete che la Lombardia sostanzialmente è al top delle presenze benefit, però la nostra Puglia non si colloca male nella classifica italiana, e poi magari possiamo vedere meglio perché la dashboard ce lo consente. Vedete qui, noi possiamo selezionare la nostra regione e capire in Puglia cosa sta accadendo rispetto alle società benefit. Ecco, Bari è la provincia nella quale maggiormente si concentrano queste imprese. Taranto sta al quarto posto per numero, sta al primo posto per sforzo intellettuale, no? Segretario generale e commissario lo sanno, Nemo profeta in patria, ma credo che anche qui cominciamo a vedere anche dal pubblico che è qui presente in sala con noi, che ringraziamo, credo che cominci una certa sensibilità a manifestarsi, no? Anche sotto questo profilo, pur in questo territorio molto difficile. Vorrei adesso tornare una rappresentazione per non tediarvi particolarmente. Penso che abbiate compreso come è semplice andare a inquadrare un certo tipo di lettura e anche poi a renderla all'esterno, no? Per fare analisi, per fare testi, per fare articoli, per prendere decisioni. Vorrei andare a vedere il trend, perché quella è una cosa un po' che ci interessa tutti, no? Questo è il trend nazionale. Allora, con grande soddisfazione immagino di chi si occupa di queste tematiche, potete vedere che naturalmente non partiamo dall'anno 2016, quello nel quale cominciano a nascere o trasformarsi le società benefit, partiamo dal 2017, e potete vedere che qui stiamo parlando di una crescita davvero straordinaria, no? Nel tempo. Qui ci fermiamo come annualità nel trend, attenzione, non confondiamoci, nel trend anno ci fermiamo al 2021. Sappiamo che oggi, 30 settembre 2022, siamo a 2300 e rotte imprese, quindi sicuramente arriveremo, anche il trend continua a salire anche al 31-12-2022, però ecco, per chiarezza anche di rappresentazione statistica, qui siamo al 31-12 di ogni anno, e potete vedere un altro dato interessante, che è la differenza rispetto all'anno precedente,
Vedete, notate sicuramente la crescita rispetto al 2020 del 2021, il 2019 è stato un anno, diciamo, un po' di assestamento, però poi la crescita è ripresa e guardate la differenza rispetto all'anno base, no? Che in questo caso è, prendiamo il 2017, notate la differenza qui, ecco, si nota proprio visivamente, no? Appunto, quello che è accaduto in questo mondo. Un altro trend interessante che non era semplice tirare fuori da quei dati che prima avevamo, stiamo parlando, signori, veramente di un elenco, cioè di un elenco Excel, no? Anagrafico, con tutte le informazioni testuali, quindi tutta la difficoltà di andarle a prendere, dei visu, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo, ecco, una tendenza degli addetti, per esempio, con il tasso di crescita molto semplicemente rappresentata, molto intuitiva da leggere, con un, notiamo un tasso di crescita veramente significativo rispetto al primo anno che noi prendiamo in considerazione. Naturalmente vedete anche, notate anche la crescita nel tempo delle società benefit che dichiarano gli addetti, quindi partiamo dalle 78 nel 2017 ad arrivare alle 935 nel 2021, sicuramente nel 2022 saranno molte di più. E abbiamo un'ottima crescita anche sotto il profilo degli addetti, attenzione, non parliamo, non, sottolineiamolo nuovamente per l'ennesima volta, lo facciamo sempre, qui non, questo non è un dato occupazionale, attenzione, stiamo analizzando una variabile della dimensione dell'impresa, cioè non confondiamo l'occupazione con gli addetti dichiarati, ecco. Però è significativo, cioè stiamo parlando comunque di... sempre l'INPS. Ecco. Sì, la fonte è l'INPS, però non confondiamo con l'occupazione Istat, ecco, non facciamo quel paragone lì, quando, nel momento in cui andiamo a dire quanta occupazione creano le società benefit, no, noi diciamo che dai dati ufficiali dell'INPS, che sono dentro il registro delle imprese, questi sono i numeri, e sono numeri che vanno a 98.000-99.000, di cui quasi tutti sono addetti dipendenti, attenzione, lo vedete qui. Una media di addetti che vedete va diciamo un po' scendendo nel 2020, nel 2021 risale. L'altro dato che invece diciamo era completamente impossibile estrarre dal nostro database, ma doveva essere, qui abbiamo qui in sala, lo dico a beneficio dei nostri spettatori su Zoom, il Politecnico di Bari con la professoressa Scozzi, con la quale abbiamo fatto proprio un lavoro, lo ricordavamo qualche minuto fa, sui bilanci delle società benefit, estraendo ovviamente tutti i bilanci, no, dal registro delle imprese. Questo dato sui bilanci da quel database non era possibile estrarlo, invece con Infocamere abbiamo, diciamo, anche con il loro supporto, abbiamo scelto alcuni indicatori di particolare interesse. Sono quattro al momento, però ripeto, vale sempre la cosa che ci siamo detti prima, non limitiamoci, cioè nel senso che poi se qualcosa non ci serve nella lettura dei dati lo cambiamo. Abbiamo scelto il valore della produzione, il valore aggiunto e i risultati ante imposte netto. Diciamo la tendenza, non vi sto a tediare con i numeri, naturalmente la dashboard consente assolutamente di verificare anche i valori puntuali nonché gli indici. E il numero delle imprese naturalmente con i bilanci, perché voi vedete qua che dalle 81 imprese del 2016 noi passiamo alle 1012 imprese del 2021 che hanno depositato almeno un bilancio. Ecco, non stiamo andando a pescare nel mucchio, stiamo parlando delle imprese che hanno depositato almeno un bilancio fino al 2020. Non vedete il 2021 perché ancora non abbiamo concluso, questo è il punto. Siamo all'80% nella campagna bilanci, quindi speriamo che a breve avremo anche questo dato sul 2021. I dati naturalmente denotano dei salti, guardate fra il 2019 e il 2020, naturalmente anche derivanti dal fatto che sostanzialmente abbiamo più che raddoppiato le imprese che depositano. La dashboard, oltre a consentire, come vi ho fatto vedere prima, filtri regionali, provinciali, per natura giuridica, per macrosettore, settore, divisione Ateco, quindi andiamo, diciamo, poi anche nel dettaglio, no, delle attività economiche, ci consente anche, quindi una lettura puntuale dei territori, ecco, questo è importante, a livello nazionale, quindi tutti i territori nazionali,
italiani, alla fine ci offre anche una tavola di sintesi, alcune tabelle di sintesi che, come dicevo prima, continuano ad essere utili pur non avendo la visualizzazione, diciamo, allettante, no? Che abbiamo visto prima, i dati anche geolocalizzati e così via, che però resta importantissima perché, come vedete, vi classifica intanto anche per macrosettori un po' l'idea, no? Delle società benefit, vi dà subito il colpo d'occhio della distribuzione per forma giuridica, e come vedete 2.284 società di capitale, e poi quella della distribuzione territoriale, e diciamo che ci consente, ecco, un po' anche di leggere le singole province una ad una. Io, diciamo, avrei finito, quindi vi ringrazio e passo nuovamente la parola al segretario generale per proseguire con gli interventi. Vi ringrazio. Grazie Francesca, grazie dottor Tarantino, è veramente interessante la presentazione e ancora di più diciamo, secondo me materializza quanto si diceva prima sinteticamente, vale a dire abbiamo scelto questa strada insieme con il sistema nazionale grazie all'ausilio appunto di Infocamere. Proprio perché abbiamo ritenuto che fosse uno strumento molto interessante, proprio al di là dell'infatuazione sulla tipologia di società che secondo noi dava un'evoluzione di tipo civile in termini di sostenibilità, di tipologia di attività da condurre dall'impresa e modalità di riversarla sui territori, però in assoluto diciamo, questo lavoro ha una finalità di ausilio, oltre che, ripeto, a tutti quelli che scientificamente studiano questi fenomeni, anche di ausilio al legislatore, eventualmente sia per riscontrare e poter intervenire con modalità di ausilio all'impresa che si muova su questi percorsi e questi parametri, sia di modifica legislativa in termini generali. A questo proposito non posso fare a meno di cogliere la ghiotta occasione di avere con noi proprio l'onorevole Mauro Del Barba, estensore della legge originaria, nonché presidente della società Asso Benefit a livello nazionale. Buongiorno Mauro, benvenuto. Ti passerei la parola per fare una sintesi e darci le novità a livello di mondo Benefit. Spero che, diciamo, anche per te sia stato molto interessante sentire questo nostro piccolo impegno, che penso che però dia nel puzzle delle società benefit un ulteriore punto di ausilio. Ecco, ciao, buongiorno. Buongiorno Claudia, è un piacere essere di nuovo con voi. Intanto l'importante novità siete voi, e non è la prima volta che dalla Camera di Commercio di Taranto arriva un risultato che in quel momento rappresenta la novità. Ricordo che siete stati i primi a produrre per tutto il paese uno studio sulle società benefit, su come diventare società benefit, e quindi vi ringrazio l'onorevole Chiarelli, il commissario straordinario, che sta continuando questo vostro impegno, che è emblematico, io lo voglio sempre ricordare. Il fatto che all'indomani della legge sulle società benefit una comunità territoriale, nel vostro caso quella di Taranto, si sia mossa e abbia saputo leggere in un'opportunità legislativa lo strumento per la propria crescita, anche per un cambiamento del sistema economico locale, non solo nazionale, è stato e continua ad essere uno degli elementi che ci spinge come associazione, come Asso Benefit, a insistere sul lavoro per lo studio e la penetrazione delle società benefit nei territori. Quindi davvero grazie a voi, che siete il più importante fattore di novità. Ringrazio naturalmente anche Infocamere con voi, perché effettivamente da subito abbiamo avuto il problema, perché di un problema si trattava prima che ci fosse il vostro interessamento, della mappatura delle società benefit, perché
se la legge ha rappresentato, come ha rappresentato, un elemento di grande novità, magari anche piombato dall'alto, era evidente che questo sforzo andasse accompagnato sul territorio. Non lo si poteva accompagnare adeguatamente senza avere un continuo monitoraggio di quello che stava accadendo, ed effettivamente il fatto di non avere una sezione speciale è da subito stato un elemento di difficoltà, che però grazie a voi e a Infocamere insomma abbiamo superato brillantemente. Quindi grazie anche a Paolo Ghezzi e a tutti quelli che con lui hanno lavorato. Detto questo, prima di raccontarvi qualche altra novità, io ho gli occhi che luccicano da quello che ho visto. Vi confesso che, non sapendo ancora come è fruibile questo cruscotto, ho già fatto parecchi screenshot, tanto sono preziose le informazioni che avete mostrato. Ma spero, mi auguro che questo possa essere uno strumento non solo per Assobenefit e per Infocamere, ma per i tanti centri studi italiani che in questi anni ci hanno chiesto dati, perché sono interessati a studiare questo fenomeno. E capite benissimo che non è uno studio fine a se stesso. Ogni volta che abbiamo potuto fare un'osservazione abbastanza completa, questa si è subito tramutata in azioni distinta, ed è questo il tema. Ma sullo sfondo direi che dopo 6 anni di presenza della legge è arrivato il momento anche di ipotizzare una possibile revisione, e non ci può essere una revisione che non si basi sull'osservazione di quello che accade, in particolare per le società benefit. Voi sapete benissimo che la legge, pur dando in maniera molto netta una direzione, ha voluto e vuole lasciare una grande libertà di interpretazione del modo di essere benefit. Mi riferisco ad esempio agli obiettivi di beneficio comune in primis, ma anche alle valutazioni di impatto, e chiaramente questi sono oggetto di studio nostro, di Assobenefit, ma sono anche oggetto di studio già ora di alcune università, di alcune organizzazioni. Guardate, vi voglio raccontare, solo per farvi capire, nella giornata di ieri, 2 contatti. Uno alla mattina, una studiosa, un avvocato che ci ha fatto sapere di avere delle proposte per migliorare la legge, o comunque per completare la legge, rispetto all'armonizzazione della relazione annuale con gli obblighi per le quotate, che è quindi capite come il Paese si stia interrogando, no? E stia cercando di accelerare questo fenomeno. E ieri sera un dottorando della Cattolica, lo possiamo dire, tanto finché si fa pubblicità alle università va benissimo, che mi ha rintracciato, mi dice: sa, onorevole, io vorrei fare un approfondimento per capire qual è la tassonomia degli obiettivi di beneficio comune che ci sono. Dico: guarda, lo stiamo proprio facendo come Assobenefit, ma questo vi fa capire il fermento che c'è attorno a questo mondo. Quindi concludo i ringraziamenti sottolineando che anche il pubblico sta finalmente volgendo la propria attenzione alla realtà delle società benefit. Lo stanno facendo alcune regioni, sempre ieri ad esempio la regione Sardegna ha organizzato un bellissimo confronto a termine del proprio lavoro di pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile sulle società benefit e le valutazioni di impatto. La regione Puglia, come sapete benissimo, ha fatto una legge
per promuovere le società benefit. La Regione Veneto, che in passato aveva già fatto dei bandi per promuoverle, si sta ancora muovendo in tal senso, ma soprattutto, e questa può essere una delle prime novità a cui mi chiamava Claudia, le istituzioni pubbliche, gli enti pubblici, in quanto azionisti di società, e mi riferisco soprattutto ai comuni per le utilities, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le grandi partecipate di Stato, stanno dando dei segnali importantissimi circa finalmente la consapevolezza del ruolo che il pubblico può svolgere anche attraverso queste imprese. E capite benissimo che allora i vostri panel, questa dashboard potrebbe vedere la curva delle società benefit per il 2023 impennarsi ulteriormente, perché se finalmente, come auspichiamo da molti anni, il pubblico inizia a fare la sua parte senza strafare, ma prendendo atto di quello che sta accadendo nel mondo reale dell'economia e dell'impresa e agendo laddove già può farlo, allora le società benefit non saranno più un settore già significativo che può essere studiato, ma saranno, noi questo è l'obiettivo che ci diamo in un domani, l'intero insieme delle imprese. Noi l'abbiamo sempre detto, ci auguriamo di non dover creare una sezione speciale, perché quando avremo risolto fino in fondo questo tema, tutte le imprese saranno oramai società benefit. E guardate che non è solo una battuta, lo testimoniano i 13 stati al mondo che hanno seguito l'esempio dell'Italia. In Europa, Francia e Spagna sono arrivati alle nostre stesse conclusioni. Questo per dire che ecco, ci stiamo, il fatto che Infocamere con la Camera di Commercio di Taranto abbia capito e abbia agito per offrire alla collettività uno strumento di studio è veramente qualcosa che, come diceva Claudia, emoziona. Lei ha detto che è andata sul piano quasi dei sentimenti, ma è così. Per chi segue questo fenomeno dal primo giorno, oggi è una giornata felice. Poi vorrò chiedervi, ora avete detto che è a uso interno, come pensate di divulgarlo, e quindi vi lascio anche una domanda, ma penso che ci abbiate già pensato. Noi su questo, come Assobenefit, naturalmente, oltre che come primi fruitori, la nostra strategia non è quella di accentrare le informazioni e l'impegno sulle società benefit, ma al contrario è sempre stata quella di distribuirla su partner o su soggetti anche più grandi di noi, più capaci di noi di farlo, mettendoci il nostro know-how. Non voglio rubarvi troppo tempo, però direi che gli aspetti di maggior rilievo sono appunto l'ingresso finalmente dentro questo tema del pubblico un allargamento internazionale che adesso è veramente molto significativo. Insieme a queste due grandi linee di novità fanno capire quanto sarà utile lo strumento che avete messo a disposizione. A questo riguardo permettetemi di fare un inciso che può sembrare anche non troppo rilevante. Il Parlamento ha legiferato di mettere a disposizione del governo una cifra per promuovere le società benefit. Ecco, non ha ancora concluso il Ministero dello Sviluppo Economico la realizzazione di questo piano, ma io sono convinto che quello che oggi ha messo in campo Infocamere
debba un pochino illuminare le scelte del Ministero dello Sviluppo Economico. Cioè sono convinto, e farò di tutto perché ciò avvenga, che siamo in una fase per cui la promozione non significa semplicemente pubblicità, ma la promozione significa studio, ricerca e osservazione approfondita di quello che è già in atto nel paese. Lo strumento che oggi mettete sul tavolo mi dà un forte atù per fare pressione in tal senso, e credo che dovremo ragionare anche insieme su come appunto possa essere ulteriormente valorizzato. Niente, accennavo alla ricerca, magari fatemelo dire, come Asso Benefit abbiamo negli anni scorsi realizzato uno studio sulle valutazioni di impatto, perché la diffusione dello strumento delle società benefit, che sapete comporta poi per le società benefit anche di fare una valutazione dell'impatto per gli obiettivi di beneficio comune, per gli aspetti ambientali e sociali, tante volte mette un minuto dopo aver fatto questa scelta, o forse sperabilmente un po' prima, l'imprenditore di fronte alla scelta di quale metrica adottare. E noi su questo continuiamo a dare un supporto agli imprenditori col nostro comitato scientifico. Abbiamo però ritenuto importante cercare di approfondire come le imprese interpretano la richiesta della legge di avere degli obiettivi di beneficio comune. Io mi rendo conto che questo, rispetto a uno strumento come dire statistico, è un elemento difficile da trattare. Infatti noi abbiamo scelto la strada di affidarlo a dei ricercatori che andranno a fare le proprie valutazioni. Ve lo dico perché sicuramente una volta che avremo realizzato la tassonomia sarà comunque interessante cercare di capire, eventualmente anche modificando le norme per la registrazione delle società benefit, se vi sia o meno un'utilità nel rendere formale questo tipo di dato. Da questo punto di vista sono tante le riflessioni aperte sugli studi da fare sulle società benefit, e io sono tranquillo rispetto al fatto che da parte vostra, come dire, non vi è solo la capacità tecnica di infocamere, ma vi è la piena consapevolezza, la piena coscienza che avete la possibilità di osservare un fenomeno anche per sotto grandezze, insomma, non necessariamente trattabili dal punto di vista informatico. Il mondo, l'ecosistema camerale è in grado di produrci, di aiutarci anche in analisi un po' più qualitative, ed è uno stimolo, insomma, che vi lascio. Ve l'ho detto che quello che avete fatto è un risultato importante, ma bisogna già guardare alla prossima tappa. Io mi fermerei qui perché non voglio rubarvi troppo tempo. Vi ho lasciato anche una domanda che non so se già sapete evadere nella giornata di oggi. Ne approfitto anche per salutare e ringraziare Andrea San Marco, che è il vice segretario generale di Unione Camere, che appunto ringrazio nuovamente. Grazie Mauro, grazie infinite. Grazie, come al solito hai dato una serie di spunti in evoluzione estremamente interessanti. Chiederei a Francesca brevemente di risponderti rispetto alla domanda che hai fatto e che secondo me, insomma,
e prodromica di tante attività che potremmo andare ad avviare? Sì, due cose. Allora, intanto la modalità autenticata per operatore camerale, come abbiamo detto prima, diciamo, serve esclusivamente per quanto abbiamo evidenziato, cioè siamo in un momento nel quale abbiamo la necessità un po' di testare l'interesse, no? e la funzionalità della dashboard. L'abbiamo fatta e l'abbiamo offerta, questo deve essere importante. E il suo obiettivo è comunicare dati, quindi non tenercela per noi, ma comunicare dati. Per Assobenefit, come sai, Presidente, in virtù dell'accordo che con il segretario generale abbiamo siglato l'anno scorso, quei dati, diciamo, puoi buttare i tuoi screenshot perché quei dati sono immediatamente accessibili. Per tutti gli altri sono accessibili su richiesta, per tutti gli altri, attenzione, territorio nazionale, sono accessibili su richiesta e da policy della Camera di Commercio di Taranto, da sempre i dati statistici hanno, diciamo, sono resi in forma gratuita. Quindi questo, diciamo, almeno per, diciamo, questa prima fase, il dato potrà essere reso su richiesta, lo dico anche a beneficio magari di chi ci sta ascoltando online, il dato potrà essere reso serenamente, tranquillamente. Solo una puntualizzazione sulle relazioni di impatto, come diciamo, chi ci ascolta, i professionisti anche in sala sanno, abbiamo qui anche il nostro registro delle imprese, no? Che sta seguendo in sala, il nostro responsabile Francesco Maraglino, che sta seguendo con noi questo seminario. È un documento che si deposita insieme al bilancio, no? della società Benefit, e Infocamera ha dato subito a quel documento un codice specifico per il deposito. Quindi, diciamo, sotto il profilo chi lo usa correttamente, chi deposita correttamente il bilancio con la relazione di impatto, perché società Benefit e ha intenzione di farsi riconoscere espressamente come società Benefit e vuole far vedere all'esterno, no? Pubblicizzare, rendere pubblica la propria attività e quindi il proprio impatto sociale, ambientale, eccetera, eccetera, di governance, noi diciamo la sappiamo, quella società sa che deve apporre un apposito codice che è il R09. Questo ci consente quindi di individuare insieme a Infocamere quelle relazioni di impatto. Naturalmente questo si accompagna al discorso che facevi, il discorso qualitativo, il discorso delle metriche, la tassonomia, quindi sicuramente, ecco, se ci chiedi, e qui insomma chiedi anche al conservatore del registro delle imprese come il sistema camerale e al direttore generale di Infocamere come il sistema camerale può coadiuvare questo processo, beh, certamente le informazioni le abbiamo per coadiuvare questo processo e già oggi insomma riusciamo a fare qualcosa. Ritorno insomma al segretario generale, così non solo proseguiamo. Mauro, io diciamo colgo tutti gli spunti che tu hai dato e ritengo anche insieme con Paolo Ghezzi, il direttore generale di Infocamere, di poter essere, diciamo, sicuramente in sintonia e a disposizione, perché il futuro della dashboard, anche in relazione alle risorse che il Ministero dello Sviluppo Economico ha, potrebbe essere un interessante percorso anche per il potenziamento, perché evidentemente, diciamo, si può ragionare in termini di sviluppo ulteriore. Quindi siamo a disposizione in questo senso. Grazie anzi per tutti gli spunti che ci hai dato anche a livello di ambiente internazionale e nazionale. A Paolo, questo punto, ultimo ma non meno importante e fondamentale Paolo voleva prendere la parola. Paolo, prego. Sì, scusatemi se posso. Sì, prego Paolo. Perché l'intervento dell'onorevole Del Barba secondo me è stato accolto tutti i punti. Oggi la tecnologia è in grado di non far, diciamo, desiderare questi dati che comunque invece sono la linfa, no? Per poter prendere decisioni soprattutto a livello di stakeholder. Quindi io suggerirei all'onorevole un po' quello che abbiamo fatto con le startup e le PMI innovative, che non sono molte di più, sono 16.000, ma sappiamo quanto importante sia per il tessuto produttivo sapere dove sono, cosa fanno le nostre startup. E proprio su questo il Ministero ci ha richiesto una dashboard del tutto analoga a quella che lei ha visto, perché senza di quella tutte le politiche industriali a supporto poi di queste imprese
diventavano appunto senza nessun dato a sostegno. Quindi una strategia potrebbe essere quella di, nell'interlocuzione con il Ministero, di segnalargli che siamo pronti e disponibili a mettere questa nostra dashboard aperta nei siti che è giusto che ci siano, in particolare appunto noi abbiamo quella del nostro registro imprese.it che è quella che può veicolare la vista del Ministero ma dello stesso AssoBenefit, dedicando a questa tipologia di imprese il giusto risalto che devono avere. Noi saremmo disposti addirittura a metterla aperta domani su tutti, però lei sa che queste sono macchine molto energivore, perché per tirare fuori tutti quei dati con un click e poter, perché il valore che uno può scegliere il suo territorio, la sua categoria, quindi va incontro rispetto alle classiche pubblicazioni dove uno mette su un libro tutte le tabelle, questi lascia navigare a te seguendo le tue idee, no? Quindi come diceva prima, magari c'è chi sta guardando un territorio che è molto diverso da altri, chi sta guardando un settore merceologico, e la forza di questo è che tutto questo viene fatto in tempo reale spazzolando i dati all'interno del registro, non facendo documenti che poi sono vecchi il giorno dopo. E quindi noi siamo ben contenti del sistema camerale di mettere a disposizione questo strumento, che come ha visto siamo riusciti a farlo semplicemente con chi ci aveva le buone idee, la camera, e noi insomma gli investimenti sono veramente di qualche migliaia di euro, non stiamo parlando di nessuna cifra, però bisogna metterci una testa. Credo che anche il vice segretario di Union Camere capisca perfettamente questo ragionamento. L'abbiamo fatto con l'imprenditoria femminile, con l'imprenditoria straniera, dove sono viste molto particolari del tessuto produttivo. Io credo che il futuro è quello che abbiamo fatto vedere oggi, i trend di crescita lo dimostrano, e quindi poterlo seguire sin dall'inizio, sapendo giorno per giorno cosa fanno e chi sono, soprattutto quelli che poi dovranno legiferare e supportare questo fenomeno, sia partire bene. Ecco, quindi io porterei questa cosa subito, no, all'attenzione anche del Ministero. Grazie. Grazie Paolo, grazie infinite anche per diciamo, la tua puntualizzazione, che è sicuramente stata molto utile ai fini anche della conclusione generale. Quindi, come dicevo, non ultimo ma meno importante ma prioritario nello sviluppo dell'osservatorio per quanto ci riguarda Andrea San Marco, che è sempre stato al nostro fianco nell'approfondimento sull'argomento specifico e nella costituzione proprio del gruppo di lavoro originario. Vice segretario generale Union Camere, darei a te l'incombenza anche di tirare un attimo le fila, insomma, della giornata di oggi. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti, grazie a te Claudia, grazie alla segretaria generale della Camera di Taranto. Le attività camminano sulle gambe delle persone, lo ripetiamo sempre e con altrettanta leggerezza lo dimentichiamo spesso, no? Invece, come in questa occasione, non si può che ribadire il fatto che anche le cose giuste e le cose importanti, se non trovano accoglienza, attenzione, cura da parte delle persone, non riescono ad andare avanti. Sono state già dette molte, molte cose, io quindi mi limiterò ad alcune, diciamo, piccole osservazioni, no? Sulle tematiche che mi sono sembrate centrali in questo incontro. Tra queste, ovviamente, lo spirito di questo incontro è uno spirito festoso, di soddisfazione, di gioia in qualche modo, no? Perché io leggo l'impegno del sistema camerale, tutto, dalla Camera di Commercio a Infocamere a tutta la rete camerale, come un impegno strategico a trasformare l'attività burocratica in utile informazione economica. Guardate, questa dashboard che oggi viene presentata è perfettamente dentro questa strategia. In sala e collegati ci sono sicuramente dei commercialisti che sono parte attiva di questo processo,
perché l'atto costitutivo, il momento costitutivo passa spesso e volentieri per la loro mediazione, per la loro accompagnamento al registro delle imprese. Ecco, ma la Camera di Commercio non si ferma lì, no? Non riceve l'input dell'attività amministrativa, il momento più burocratico di questo percorso, ma l'impegno della Camera di Commercio è quello di trasformare la burocrazia in dati e di rendere disponibile questi dati alla trasparenza dell'intero paese e anche all'informazione economica. Condivido la valutazione dell'onorevole Del Barba che non ci si deve fermare al momento della pubblicità. In qualche modo quella, pur essendo il momento di partenza fondamentale e di garanzia per la regolazione del mercato, rappresenta solo, diciamo, il primo momento di un percorso in cui un'amministrazione digitale come le Camere di Commercio possono trasformare il momento burocratico in un momento informativo. E in questo abbiamo la grande esperienza e la grande, diciamo, eccellenza della nostra società di sistema Infocamere, che su questo ha raggiunto un livello di specializzazione, di cura e di efficienza e di efficacia tra le poche aziende informatiche e di innovazione tecnologica italiana. Il secondo elemento che vorrei mettere in evidenza è proprio collegato ai dati, no? Tutte le persone che sono intervenuti, ma sono convinto anche tutte le persone che sono collegate e presenti in sala, condividono il fatto che il dato ha un valore importante per le nostre decisioni, per le nostre valutazioni. Io vorrei evidenziare un legame forte, importantissimo, tra i dati e i territori, nel senso che i dati fanno bene allo sviluppo territoriale, sono un elemento importante di crescita per i territori e possono orientare in modo decisivo le scelte di sviluppo dei territori. E in questo dare valore a questo bene immateriale che sono i dati e che sono i territori, che possono essere valorizzati migliorando la loro attrattività, migliorando la loro capacità di attirare investimenti grazie, diciamo, alla conoscenza e al racconto che si può fare di quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza di un territorio, beh, permettetemi di evidenziare il ruolo dei corpi intermedi nel fare questo. Credo che la Camera di Commercio, che è corpo intermedio, Assobenefit, che è corpo intermedio, l'onorevole Del Barba credo possa riconoscere al fatto che senza i corpi intermedi la legge sulle società benefit sarebbe rimasto un interessante, attraente, visionario documento, ma non, probabilmente non avrebbe avuto senza i corpi intermedi la forza di mettere a terra un'azione che è un'azione di prima di conoscenza, di diffusione, di informazione e di accompagnamento burocratico, ma poi anche, e penso che questa sarà la sfida per i prossimi anni, anche di valorizzazione qualitativa della specializzazione di questo modello di impresa che sono le società benefit. E non è un caso, lo voglio dire con chiarezza e anche con gratitudine nei confronti della Camera di Commercio di Taranto, che questa esperienza sia nata e maturata alla Camera di Commercio di Taranto. È stato già ricordato da tutti che la Camera di Commercio di Taranto è stata la prima Camera che si è fatta carico di tradurre la legge del 2015 in un documento che servisse a tutti i conservatori di registri imprese delle Camere di Commercio italiane per dare omogeneità di approccio, per dare linee guida per affrontare questo strumento. È stato ovviamente un compito importantissimo. Quella linea guida nata a Taranto oggi è la linea
linea guida nazionale che ispira il lavoro di tutti i conservatori del registro delle imprese delle Camere di Commercio italiane. Ma non, Taranto a sua volta non ha messo l'occhio su questo argomento in maniera casuale. Conosco l'impegno di Taranto negli anni trascorsi sul BES, per esempio, per calcolare gli indici di benessere in modo alternativo e complementare al PIL. Conosco l'impegno della Camera di Taranto sull'agenda ONU 2030. Conosco l'impegno della Camera di Taranto sullo sviluppo delle reti collaborative. Quindi mi sembra tutto... fa parte di una storia che ha un senso, che ha un senso di un cammino e di un percorso che sono sicuro non si fermerà alla presentazione di, importantissima nella giornata di oggi di questa dashboard, ma proseguirà nei prossimi tempi, e credo che sia stata sia corretta, e personalmente anche la condivido, l'indicazione di sguardo a uno dei prossimi passi che accennava prima l'onorevole Del Barbe. Mi riferisco alla necessità, dopo la disponibilità di questa dashboard che sostanzialmente consente di navigare, lo diceva il direttore Ghezzi, i dati in maniera intelligente e flessibile, ma credo che sia importante mettere ora l'accento sulla relazione degli obiettivi, sugli aspetti, l'analisi qualitativa dei benefici comuni che vengono dall'attività delle società benefit, per poter cominciare a misurare l'impatto di questa, di questo modello di impresa sui territori e nell'economia nazionale. Credo che questa è una cosa che sentiamo tutti come la prossima necessità di lavoro e di approfondimento. È un argomento molto interessante su quali non mancherà l'attenzione di Union Camere e di tutta la rete camerale. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie infinite Andrea, grazie anche per l'attenzione, insomma, che hai dimostrato avere nell'osservare l'attività che noi conduciamo a livello provinciale con tanto sforzo e con tanto impegno e con l'ausilio poi di tutti gli stakeholder a livello territoriale. Quindi grazie infinite, ritengo insomma di poter dare la chiusura dei lavori anche per liberare insomma i nostri relatori a livello nazionale. Siamo a disposizione, ritengo che potremo, io ho già l'occhio su attività che dovremo fare oltre, oggi è stata presentata la dashboard ma il punto di inizio non è l'arrivo, sostanzialmente. Grazie, buona giornata a tutti.